Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscolo a Vita. Oggi voglio provare un tipo diverso di video. Mi è venuto così un'ispirazione. Proviamo qualcosa di nuovo. Quindi mi raccomando, godetevi il video. Se vi piace, fatemelo sapere o nei commenti o lasciandoci un like. L'apprezzo molto e iniziamo. Nel video di oggi voglio rispondere alla domanda: la palestra blocca la crescita? La palestra per gli adolescenti o preadolescenti fa male o può nuocere alla salute? Questo è uno dei miti più diffusi nell'industria e soprattutto usata come scusa da tante madri che non vogliono che il figlio si iscriva in palestra. È comprensibile perché la palestra in realtà è ancora vista come un ambiente negativo e non un ambiente sano, come invece dovrebbe essere. Quindi spesso ci ritroviamo a dire e a ridire che chi ha meno di 16 anni non dovrebbe andare in palestra perché rischia di non crescere più per via delle contrazioni muscolari ripetute che tendono a diminuire il potenziale di statura. Ma questo mito è effettivamente supportato dalla ricerca scientifica? Nel 2014 è stato pubblicato un meta-review intitolato International Consensus on Youth Resistance Training, sponsorizzato dalle maggiori entità di medicina e sport americane, inclusa la American Academy of Pediatrics, fino alla National Strength and Conditioning Association. Questo studio riporta che la paura che le placche di crescita potessero essere danneggiate dal sollevamento pesi non è supportato dalla ricerca scientifica e che in realtà l'allenamento con i pesi, così come altri sport che sottopongono il corpo ad una resistenza fisica, potrebbero apportare dei benefici a livello di formazione ossea e di crescita muscolare. Un'altra ricerca di medicina sportiva del 2016 di Rodriguez dimostra che in realtà iniziare uno sport di resistenza pre-pubertà potrebbe stimolare maggiore formazione ossea e ipertrofia del muscolo scheletrico. E un'ultima ricerca del 2010 di Meyer et al. Sull'esercizio fisico e come questo influenza la densità ossea durante la pubertà ha riportato i seguenti benefici tra i giovani allenati: maggiore densità ossea, maggiore forza, riduzione della probabilità di infortuni e maggiore fiducia e autostima. Quindi posso concludere che, secondo la ricerca scientifica, in modo completamente appoggiato dalle istituzioni di pediatria e di medicina sportive americane, se iniziate la palestra in età adolescenziale non causerà dei problemi in termini della vostra altezza, anzi potrebbe aiutarvi a costruire maggiore ipertrofia muscolare e anche a rinforzare le ossa. Ovviamente la cosa però più importante è che ci sia un'introduzione corretta all'ambiente della palestra, ovvero non si deve mettere così tanta enfasi sulla progressione del carico, bensì sarebbe ottimo se quel ragazzo venisse seguito sin dal primo passo in palestra da magari una supervisione da un adulto o da un personal trainer esperto e che mettesse tanta enfasi sulla forma corretta, sull'esecuzione corretta per evitare di infortunarsi. In questo modo, con un'introduzione corretta, penso che chiunque, sia preadolescenziale che nell'età adolescenziale della pubertà, potrebbe veramente beneficiare al massimo dalla palestra, come abbiamo visto dalla ricerca scientifica, non solo in termini fisici, quindi di apparenza, densità ossea, di ipertrofia muscolare e scheletrica, non solo in questi campi, ma anche in termini di sicurezza, di forza, di autostima personale, che alla fine può beneficiare anche tante altre aree della nostra vita in futuro. Quindi, se sei un ragazzo, ti consiglio di far vedere questo video ai tuoi genitori se vuoi iniziare ad andare in palestra. Scusate se era un po' strano, ho provato una cosa, una tecnica nuova di video, vorrei iniziare a fare questi video più informativi che riescono veramente ad avere tanto impatto perché sono anche visivi e non sono semplicemente me con la telecamera, bensì vedete un po' di immagini, un po' di cose, quindi scusate, è stato un esperimento, provo a migliorare per la prossima volta, fatemi sapere cosa ne pensate lasciandoci un like, iscrivendovi al canale e niente, lasciatemi un commento, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video.